Buongiorno, siamo con Matteo Razzi, figlio di Vittoriano, che ha avuto questa grande idea delle mini moto ancora quanti anni fa, Matteo? L'idea del documentario è circa 10 anni fa, siamo partiti con quest'idea. E invece la motocicletta quando parte il tuo babbo con questo sogno? Nell'85, 86 esattamente, e in quegli anni compra questa mini moto dal Giappone e poi la porta in Italia per realizzare questo sogno che poi è diventato un grande sogno di tanti. È diventata la palestra di tantissimi campioni, ne ricordi qualcuno? Ah, tantissimi, tutti, Gialli, Melandri. Melandri, Rossi, tantissimi, De Angelis, tutti quelli che abbiamo qua oggi, tantissimi. Giusto ricordarlo proprio in occasione della MotoGP a Misano, no? Sì, esatto, esattamente. E direi che questo è il miglior palcoscenico per promuovere una cosa del genere e per farla sapere un po' a tutto il mondo che ci guarda. Allora, grazie a Matteo, un saluto a tutti, noi ci vediamo per i prossimi appuntamenti con Misano MotoGP. Teatrali, incontri, presentazioni, perché è veramente arte. Pensate che il grande Dante Ferretti, scenografo marchigiano, con ben 3 premi Oscar conquistati nella sua meravigliosa carriera proprio no, Superbike con la Kawasaki di Timbertoc nel 2003, è stato, ci raccontava il responsabile di comunicazione Giulio Gori, che in sala insieme ai giornalisti, che attualmente è impegnato a seguire la squadra azzurra, sì, perché nel trofeo junior ci sono i piloti azzurri e sono la squadra, diciamo, dei senior, dei più blasonati, attualmente in seconda posizione alla caccia del vaso d'argento.